Già alcuni provvedimenti sono stati presi dalla Regione, in particolar modo verso dei finanziamenti agevolati nei confronti delle aziende che devono ripartire, ma tanto ancora deve essere fatto e la partita chiaramente sarà in mano al governo, al nuovo governo, perché qui servono risorse significative. Si parla addirittura di oltre 3 miliardi di euro che dovranno essere messi a disposizione per far fronte a questa emergenza. Quindi quello che poteva fare la Regione l'ha fatto, adesso si sta facendo la conta dei danni, il Genio Civile è già intervenuto in molti casi, insieme chiaramente anche alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco, alle squadre di Protezione Civile volontari che sono arrivate da tutta Italia. Ora c'è la conta dei danni e chiaramente la Regione Marche non farà mancare la sua attenzione per queste popolazioni. Ci sono due questioni che bisogna affrontare con assoluta celerità, quindi la liquidità per le imprese e le famiglie che hanno perso tutto, ce ne sono purtroppo tantissime, e soprattutto per quei territori del nostro entroterra in cui le attività già fanno fatica abitualmente a sopravvivere, in questo momento potrebbe essere l'unica soluzione per proseguire con l'ampliamento di queste attività che sono anche un presidio sociale molto importante. L'altra questione riguarda le infrastrutture, tantissime sono state danneggiate, lesionate, alcuni nostri posti turistici importanti non sono più neanche raggiungibili, quindi assolutamente serve un intervento urgente da parte del governo.